Instagram Sparkly e questo è Parliamo di Malian, il mio podcast in cui più o meno una volta al mese parlo di maglia, che è la cosa che tra le tante cose che faccio, una delle cose che mi appassiona di più. Come state? Spero che stiate bene. Io sto bene, è stata un'estate intensa. Considero questo l'ultimo episodio di questa stagione di Parliamo di Maglia, poi ricominceremo a ottobre con un nuovo ciclo. Spero di avere le energie e il tempo di ricominciare anche con le interviste. Se no, insomma, continuerò a raccontarvi delle mie cose di maglia e basta. E sono successe tantissime cose che ho avuto bisogno di digerire per un po' e di cui ho aspettato un pochino a parlare perché veramente avevo bisogno di metabolizzarle e su, diciamo, vari piani della mia vita, sia riguardante la maglia che no. La più importante è sicuramente, diciamo, la più importante nel mio piccolo mondo della maglia è stata la dipartita di Andrew Doig di Fruity Knitting. Come chi mi segue da più tempo sa, senza Fruity Knitting, che con, diciamo, tutti i suoi difetti è il podcast, secondo me, di maglia fatto meglio che c'è attualmente. Parliamo di maglia non esisterebbe. Fruity Knitting è sicuramente stata l'ispirazione più importante per questa mia cosa, che, come dire, non rappresenta neanche una frazione di quello che hanno fatto Andrew e Andrea, e continuano a fare, lei continua a fare. E se non conoscete Fruity Knitting, io vi invito caldamente non solo a seguirlo, ma, se è nelle vostre possibilità, a sostenerlo, perché rappresenta veramente un qualcosa di unico nel panorama contemporaneo della maglia, a mio modesto parere. E questa dipartita mi ha molto colpito, diciamo, per la dignità, ma nello stesso tempo l'apertura con cui è stata condivisa. Mi ha molto commosso, mi ha molto portato a riflettere, diciamo, su anche degli aspetti della mia stessa vita, sulle scelte che ho fatto, e insomma è stato un momento importante di quest'ultimo periodo. Poi ovviamente non paragonerei mai, come dire, la morte di una persona, quella di un animale, ma è mancato anche il mio cane, e chi ha animali sa, soprattutto, insomma, se stanno con noi per tanti anni e condividono con noi dei momenti importanti della vita, come la nascita dei figli, ma anche i momenti, no, più leggeri, più belli della nostra esistenza, perché di solito, insomma, con i nostri cani andiamo a fare delle belle passeggiate, ce li portiamo in vacanza, insomma, no, sono i nostri compagni dei momenti più spensierati, non sono i compagni, diciamo, delle rotture di palle dell'ufficio, no? E il fatto, insomma, che sia mancata è stato anche questo abbastanza tosto, e quindi, ecco, diciamo che la mia attività sia di, come posso dire, dedicata al podcast, no? E che comunque, nella semplicità con cui io produco i miei episodi, riducendo proprio all'osso tutti i miei tempi di preparazione, di tutto, mi richiede un po' di tempo, si è contratta un pochino. Poi sapete che io, insomma, ho in ballo tantissime cose in questo momento, la ristrutturazione della casa, per chi me lo chiede a volte, mi dice: ma sono partiti i lavori, ancora siamo fermi, perché la burocrazia è pachidermica, direi, sia nel mole che nella lentezza del movimento,
E comunque noi è una cosa che non abbiamo mai fatto, quindi stiamo navigando un po' a vista. E insomma, come al solito, sono bella carica, sono proprio bella, bella carica. Ma sono qua e spero di tenermi compagnia. Mi auguro, come dire, che stiate sorseggiando se fa ancora caldo dalle vostre parti una bevanda fresca, se invece cominciano ad esserci primi freschi o ve lo guarderete questo episodio quando sarà magari qualcosa di caldo, un caffè o un tè, e magari prendete il vostro lavoro a maglia e vi faccio compagnia per un po'. Oggi vi parlo un pochino dei miei progetti in corso, i progetti che vorrei fare, e poi parliamo del libro del giorno, che è il libro di Nora Gogan, delle trecce, questo Knitting Cable Source Book. E vi ho già anticipato che è un libro che mi è piaciuto tanto. E sarò molto contenta di parlarvene perché di mezzo, come dire, c'è poi anche il progetto che ho quasi concluso e il prossimo progetto veramente grosso che inizierò, non so ancora quando, ma insomma spero abbastanza presto. Le cose che ho terminato. Le cose che ho terminato in realtà sono soltanto una e devo ancora fare le rifiniture, ma ne sono molto soddisfatta perché è un progetto che va avanti, è andato avanti per tantissimi, tantissimi mesi. C'è ancora il suo coso che devo sistemare ed è questo maglione. Questo maglione si chiama Nakraga, appunto, chi mi segue da un po' lo conosce benissimo perché ne ho parlato sempre, ed è un maglione è un modello di Alice Starmore, preso da questo libro che si chiama Aran Knitting, e anche di questo ne ho parlato diffusamente. Io ho fatto varie modifiche, oddio, mi si è sfaldata un'unghia, che chi lavora a maglia sa che l'unghia sfaldata è veramente una maledizione perché prende dentro i fili, ma si è risolta. Allora, dunque, per parlarvi un po' di questo progetto, che come vedete ha ancora le code, devo ancora sistemare il sotto delle ascelle. Allora, originariamente questo progetto è lavorato a pezzi e poi cucito. Io, grazie al supporto di Dana Galletta, che ha tenuto proprio un corso su Facebook, la modalità con cui tiene i corsi Dana è una cosa di cui ho parlato varie volte, ma se cercate Knit Victim sia sul loro sito che su Facebook trovate tutte le informazioni. Ha fatto questo corso su il Saddle Shoulder di Elizabeth Zimmerman e io ho deciso quindi di modificare questo pattern. Ovviamente controllando anche tutte le note su Ravelry e come dire, facendo un lavoro parallelo, insomma, un po' di intelligence, in modo da poterlo lavorare in tondo chiaramente anche le maniche e poi fare la spalla in modo che risulti senza cuciture. E anche qua che venga il saddle shoulder senza cuciture, non so se si riesce a vedere bene, però ecco qui. E devo dire che è venuto veramente bene. Io quasi non me l'aspettavo, me la sono vissuta proprio come una cosa un po' magica che succedesse così bene, così senza particolare, devo dire, senza particolare sforzo. Saddle shoulder è una spalla molto più semplice di quello che sembra, perché si diminuisce a ogni giro. Quindi per chi come me ha qualche difficoltà a volte a barcamenarsi,
si riesce veramente a starci dietro, ecco, perché ok, c'è la complessità delle trecce, ci sono tante cose a cui stare dietro quando si diminuisce per un maglione così abbastanza, diciamo, elaborato, anche se ho già detto varie volte che le trecce hanno il vantaggio di sembrare molto complicate, ma in realtà, come dire, sono gestibili. Io non mi aspettavo che fossero così gestibili, invece lo sono. E il fatto di diminuire a ogni giro, come dire, uno non si può sbagliare. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è la direzione in cui si fanno le diminuzioni. E io vi consiglio di andare a studiarvi questo tipo di spalla che appunto è sorprendentemente semplice e di effetto, casca molto molto bene e veramente il risultato è paragonabile al maglione fatto a pezzi e poi cucito. Il mio timore con i maglioni fatti a pezzi e poi cuciti è sempre quello che poi, appunto, avendo io già, cioè ho delle pile di roba che devo bloccare e sistemare, figuriamoci poi se mi devo mettere a cucire, non finisco più. Quindi questo è il mio progettone proprio quasi ultimato, perché poi lo dovrò lavare e sistemare, ma di cui penso a ragione e sono molto soddisfatta. Poi, come progetti in corso e cose che voglio fare, ci arriviamo. Allora, abbiamo il oddio, che groviglio. Allora, la premessa è che sono andata in vacanza, sono tornata da poco. E mi sono portata molta più roba di quella che poi ho fatto. Non so se è una cosa che vi succede anche a voi, che andate in vacanza, vi portate di tutto e poi fate pochino. Allora, qui tutto spiegazzato perché veramente poveraccio è stato tenuto male e non è stato mai tirato fuori. C'è il Pressed Flowers, che è sempre al solito posto. Poi in corso ho anche lo Yell, che non ve lo faccio neanche vedere perché non ci ho messo mano. E poi, prima di partire per le vacanze, mi sono portata una cestata di filato in campeggio. Bisogna essere un po' così, un po' di fuori. Cosa ho fatto? Ho chiesto su Instagram e dovrei condividere le risposte. In realtà, sono proprio pessima come content creator. Non ho condiviso le risposte perché poi sono entrata nella vacanza e mi sono disconnessa da tutto. Ho letto tipo 3 libri, una cosa mai vista. È bellissimo andare in vacanza dove non prendi il cellulare, ve lo dico, è una cosa fantastica. Io sono andata all'Isola del Giglio e la raccomando, diciamo, caldamente per gli amanti del mare, della natura, proprio super super raccomandata. Comunque, mentre andavamo in macchina, ho chiesto su Instagram, se qualcuno aveva da suggerirmi dei pattern simpatici per copertine per bambino, perché è chiaro che si può fare un quadrato, no? Appunto legaccio come uno vuole, però avevo voglia insomma di qualcosa di un pochino più così coinvolgente. E tra gli altri, che forse condividerò, forse no, chi lo sa, mi è stato consigliato il Vertices United Baby Blanket di Steven West, e l'ho iniziato. E poi, insomma, vi lascio come sempre tutti i link nel blog. È una semplice copertina a righe, però con delle forme geometriche che si incastrano come un puzzle, molto carina anche per gli avanzi di filato. E viaggiando poi nel ritorno l'ho iniziata. Il progetto che invece ho fatto di più in vacanza è stato il maglioncino per la mia bimba, che è questa versione modificata di Sa di mare, perché me lo sono portato al mare tantissimo. Era bellissima questa cosa, non voluta, anche lui è tutto spiegazzato perché è stato messo. Questa cosa che avevo degli stessi colori del paesaggio, il mio progetto, e è il conteggio l'ho fatto con
cioè i punti, come dire, che ho preso sono quelli del Flax Light. Allora, giustamente Irene Lecchi mi ha detto: ma non è un po' largo il collo? Ed è vero, è un po' largo. Vedrò cosa fare quando ho finito, se lo riprendo e insomma lo diminuisco un po'. Non è la prima volta che mi succede che un pattern di Think and Knit che comunque io amo e adoro proprio con tutto il cuore mi fa un collo un po' troppo largo. Dico anche forse meglio un collo largo sotto una camicia che un collo troppo stretto. Vedrò insomma un pochino come fare. Però sì, ecco, se bisogna trovargli un difetto è questo qua. Per il resto è la prima volta, insomma, che vado un po' così a braccio con le righe e sono praticamente in fondo al corpo, poi devo fare le maniche. Vediamo, insomma, un po' come verrà il filato. Poi non vi ho detto gli altri filati che ho usato. Allora, va bene, questo è Frangipani, un filato inglese molto bello per Gansy e che potete ordinare direttamente all'Inghilterra. Il problema con le cose all'Inghilterra al momento è che le spese di spedizione e le spese doganali sono veramente un'incognita e è molto difficile questa cosa. Io ho parlato anche con Claudia di Penelope Filati di questo problema perché lei ha un sacco di filati inglesi molto belli, tra cui per esempio i filati di Yarbo o Jarbo, non so mai come dirlo, Jarbon Textile, che sono fa fantastici, veramente meravigliosi e stanno avendo dei problemi di importazione non indifferenti. Comunque Frangipani, cioè, mi sono trovata benissimo con questo filato, è meraviglioso. Il Pressed Flowers è con la Kauni, è talmente incastrato che non si riesce neanche a tirare su, è un disastro, non vi faccio vedere perché, cioè, c'è da aver paura. Questi sono avanzi vari, e questo invece è amore numero, vediamo se ce l'ho qua. No, non c'ho più le etichette. Amore, quella 200 e qualcosa, non mi ricordo mai, non mi ricordo mai i numeri della filato amore, comunque quella un pochino più sottile, e poi la Drops Delight, che sta facendo il suo sporco lavoro, sarebbe da calzini, ma appunto a me non convinceva e nei commenti dell'altro video persone che l'hanno usata per i calzini non sono state convinte a loro volta, e quindi ecco, secondo me l'effetto non è malvagio. L'unica cosa purtroppo è questa banda grigia in mezzo, però siccome comunque alla fine è venuto abbastanza lungo per la bimba, le fa un po' da mini abito e questa striscia in mezzo secondo me ci può stare. Ovviamente io i maglioncini per le mie bambine li faccio sempre molto oversize perché è l'unico modo di farli durare un pochino nel tempo. Poi abbiamo il Double Mossa che va avanti, ecco qua, molto divertente come progetto. Questo è un cappello per temperature artiche, è il mio cappello della serie Cambiamento climatico, non ti temo. È un progetto di Meg Swanson che trovate nel libro Knitting with Meg Swanson, è una lavorazione tradizionale per fare questo cappello che non solo è doppio ma è quadruplo. E mi piace molto, io sto usando il filato raccomandato che è la Ploplopi, è la prima volta che lo utilizzo. Ho visto il penultimo episodio di Francesca caricato sulla salute delle mani e mi ha fatto piacere constatare che sto seguendo io uno dei suoi consigli, così, senza neanche saperlo, cioè avere tanti progetti di spessori e con filati diversi. Quindi ho la Plotulopi, ho il filato un po' più grosso per la copertina, ho la Shetland dello Yell appena mi torna la voglia di prenderlo in mano, sto facendo
Insomma, sto avendo veramente tanta tanta varietà, e un po', devo dire, in vacanza ho un pochino mollato il Gideon Method, su cui trovate un episodio dedicato che è un metodo per ruotare i progetti, e appunto c'è un episodio dedicato, e in vacanza, però adesso lo riprendo perché ho veramente, come sempre, tanta carne al fuoco, e quindi e ne metterò altra, come vedrete tra poco. Quindi ecco, sono però mi piace il fatto che questa varietà, insomma, ha anche una funzione di tenere le mani belle, belle sane, perché andate a vedervi l'episodio di Francesca. Comunque, lavorare con spessori diversi aiuta, come dire, a riposare le mani o a stimolarle a seconda di quello che stiamo facendo, e comunque la varietà è sempre un plus. Allora, prossimi progetti che vorrei fare, che non sono nella mia Make 9 Challenge, che non so a questo punto se finirò, ma forse sì. Ho solo un altro, ma solo, che simpatica che sono, ho solo un altro maglione da fare per completare la mia Make 9 e lo Yel, quindi da qui a dicembre non so se ci riuscirò, ma vediamo che cosa succede. Prossimi progetti, mi sono presa talmente bene con il maglione che ho fatto per me, che ho deciso di farne uno per mio marito. In realtà scusate, non il frangipani, la kraga originariamente era stato pensato per lui. Poi però avevo fatto dei calcoli col filato, e anche se mi è avanzata più di mezza rocca, non so se ci sarei stata dentro a fare una taglia per lui, che comunque è un omone non, come dire, imponente, diciamo, di stazza, ma è alto, e ha bisogno, insomma, di coprirsi con un bel po' di maglia. Cioè, i suoi maglioni sono decisamente grossi, e anche se io non sono propriamente, come dire, uno scricciolo, chi ci vuole una taglia più grande della taglia che va a me. E ha scelto, sempre da Aran Knitting, e lo farò sempre, diciamo, con le stesse modificazioni che ho fatto per me, ha scelto questo maglione qui, che adesso trovo perché non mi ricordo neanche come si chiama. Ho un attimo di vuoto, vediamo se lo trovo. Non è St. Enda. Aspetta un attimo che lo cerco. Non è questo. Oh mamma mia, Fulmar, devo farlo. Scusate, Irish Moss. Gli farò Irish Moss, che è questo qua. Forse ne avevamo già parlato, chi lo sa, non mi ricordo. Non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere forse su Instagram. Io non guardo i miei episodi prima di mettermi a farle, perché sennò non riesco, cioè non riguardo quello che ho fatto la volta prima. Mi spiace, quindi se è una ripetizione mi dispiace. E siccome volevo tirarmi un pochino sul morale, e oggettivamente non avevo abbastanza filato e adatto a questo progetto per farlo, ho ordinato questa, che è la Gilliatt. L'ho acquistata sul Dan. Questo colore è un bellissimo verde grigio con delle piccolissime marezzature grigie. La Gilliatt è una merino. È una merino portoghese lavorata in Provenza. Guardate, ed è un filato che io non conoscevo, me l'ha fatto conoscere Giulia di Wooldan, e sono proprio curiosa di usarla perché mi sembra fantastica, e spero che mi dia soddisfazione. Sono dei bei gomitoloni da 100 grammi. Devo farmi il mio campione, ovviamente, vedremo come viene. Poi, cosa mi sono messa in testa di fare? Questa è tutta colpa di Orietta. Tutta colpa di Orietta, la mia enabler numero uno. Ecco qua.
Allora, mi sono iscritta al CAL di Wasnitz, il Mystery CAL. Ho fatto stash diving per trovare i colori e penso di averli trovati. Allora, questa flora qui di Drops, che è la base, diciamo, questi quattro colori qui sono la base del mio scialle, risale a quando ho vinto l'unico giveaway che ho mai vinto nella mia vita insieme alla Irene, cioè Spinitz, che mi ha taggato, abbiamo vinto tutte e due. E quindi saranno questi colori che lascio illustrati finché non c'è il castagno, perché sì. Più devo decidere, se volete aiutarmi a decidere, decidete voi, un quinto colore che sarà o questa matassa un po' sfatta, tinta a mano di Fish and Stitch, che avevo comprato anni fa ormai. È un merino single, ma secondo me, come dire, ci può stare. E io questi rosa qui, c'è stato un momento che compravo questi fiati rosa, ho anche della Kaolin così rosa. Poi quando li lavori sembra di avere delle fette di salame regolarmente, cioè è difficilissimo veramente fare un lavoro bello con questi rosa qua. Morale della favola, non so se metterci insieme questo per ingentilire un po', oppure sempre dallo stash e sempre di Avanzi e compagnia cantante, sempre Fish and Stitch. Questo viola qua, che forse mi ci piace anche un po' di più. Questa era la mia tegna, la maglietta tegna che ho sfatto perché non me la mettevo mai, maniche corte, insomma, non ci stavo dentro e quindi è pronta per essere riutilizzata questo filato. E ne ho una quantità e non so decidermi sinceramente. O forse tipo loro due insieme e poi i grigi. Chi lo sa, deciderò al momento. Dovrò fare probabilmente un lazy swatch che lo vedete quando ho fatto, vabbè, a parte Steven West lo fa vedere continuamente. Prendi un cartoncino e giri intorno coi vari colori che hai scelto e ti viene, come dire, una rappresentazione grafica di quello che andrei a fare, di quello che andrei a ottenere. Ed è un metodo che personalmente ho utilizzato e funziona molto molto bene per capire se i colori funzionano tra di loro. Quindi penso che dovrò farlo. C'è ancora un po' di tempo per il castagno, quindi insomma ho tempo di vedere. Voi avete mai fatto un Mystery Call di Steven West? Fatemelo sapere, fatemi sapere come vi siete trovate. E adesso direi che passiamo al libro, che sono molto, molto contenta di farvi vedere. Allora, dunque, vi faccio una piccola premessa perché mi sono resa conto, una premessa un po' di metodo, diciamo così, che mi sono arrivati dei commenti, soprattutto per messaggio privato, sul mio precedente video, in cui vi ho espresso la mia opinione, non del tutto, come dire, positiva, posso dirlo, su i libri di Len, cioè 52 Weeks of Socks e 52 Weeks of Shoes e anche Strand of Joy. E alcune persone mi hanno detto, ma non sembravi te, ma eri un po' così sottotono, no? E questa cosa mi ha dato da pensare anche, cioè, rispetto alla sicurezza con cui no, io parlo delle cose. Uno dei miei promemoria quando mi metto a preparare un episodio di Parliamo di Maglia è che io voglio parlare solo delle cose che veramente mi piacciono. Io, per me, questo è uno spazio di condivisione di quello che mi piace, quello che mi entusiasma, quello che mi fa stare bene, diciamo al 100%. E questo non vuol dire che debba essere perfetto, come, no? Assolutamente, o che la mia parola sia un verbo scolpito nel granito e che sia, come dire, incontestabile o che valga per tutti, però è un
questo podcast è il mio spazio personale in cui veramente se vado a condividere qualcosa che non mi ha convinto proprio al 100 milionesima, alla 100 milionesima potenza, questa cosa si vede, si sente, e da un lato, come dire, mi fa molto piacere che ci sia un feedback su questa cosa, no? Nel senso che voi vediate quando e vi accorgiate quando io non sono convinta e quando faccio fatica a parlare di qualcosa che non mi piace. Io faccio veramente fatica a parlare delle cose che non mi piacciono. Io non ho uno spirito critico nel senso volgare, diciamo, del termine, no? Mi piace di più avere uno spirito critico nel senso alto del termine. Vorrei essere quello, vorrei avere sempre una critica costruttiva e avere uno sguardo critico in cui non si colgono i difetti, ma veramente si cerca di portare a casa qualcosa di bello, qualcosa che, come dire, no, ci mettiamo poi a lavorare a maglia e siamo veramente meglio di quando, di 5 minuti prima, no? E quindi sono veramente felice oggi di avere condiviso da un lato questa esperienza di questi libri che appunto non mi hanno convinto e aver ricevuto subito, no, il punto, e questo per me è sempre importantissimo, in modo da tornare, diciamo, invece al centro delle cose che mi interessano, e dall'altra parte di invece oggi di condividere un libro che veramente secondo me vale la pena di avere e veramente è super bello, è super interessante, e cioè questa faccenda delle trecce mi sta piacendo tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ovviamente, diciamo, in questo piccolo intermezzo ci sono quante cose non sto dicendo ultimamente nei podcast. Un po', dico la verità, ho un attimo perso di vista, diciamo, quello che sta succedendo nei podcast. Vedo passare delle cose fighissime, tipo Reto Tre Parabras, non so nemmeno come si dice, ma tutti stanno facendo delle cose, mamma mia, troppo belle, hanno partecipato tante persone a questa cosa, roba che mi viene, no, perché ovviamente Antonio mi ha detto fallo anche te, buttati, cioè come se, no, non avessi una catasta di roba che mi guarda, che devo fare, che voglio fare, però nel senso sono un po', a volte mi viene un po' di sindrome di mancare le cose, no? E quindi anche lì, siccome poi la maglia deve essere un piacere, guardare i podcast deve essere un piacere, cioè faccio un respiro e mi dico, vabbè, se mi perdo un episodio di qualcuno, spero, come dire, che non muoia nessuno, spero che nessuno si offenda e magari riprendo, diciamo, dal punto, no, in cui sono, dall'ultimo che esce, perché io poi mi fisso, cioè io sono una di quelle persone che i podcast se li va a vedere dal primo episodio. Questa cosa la devo un attimo mollare, perché appunto nell'esplosione di impegni e nell'esplosione del fatto che Martina lavora a maglia per il piacere di farlo, ci si perde un po'. Quindi questo, come dire, è questa parentesi per dire che a volte mi sembra che non cito abbastanza, no? Non vi racconto abbastanza delle cose interessanti che succedono su YouTube della maglia, eccetera, eccetera, e però anch'io, come dire, ho delle maglie un po' larghe in questo momento, sono un po' pareti, un colino a maglie larghe, mi perdo dei pezzi molto facilmente. Questo, quindi, se avete delle cose da suggerirmi, e che assolutamente non mi devo perdere, fatemene sapere, così, come dire, resto in pari un pochino più facilmente. È sul tema nuovi canali, nuove cose da vedere. La Giulia di Guldan ha il canale, quindi adesso, quando avrete bisogno di tutorial, sappiate che esiste anche questa risorsa che lei fa col suo stile, che è secondo me inconfondibile, fantastico, ha una chiarezza rara, e
una semplicità che è proprio la cosa che a me me la fa apprezzare tantissimo. Quindi, quando avete bisogno di tutorial, sappiate che si aggiunge un nuovo arco alla nostra, no, una nuova freccia alla nostra faretra. Che bella metafora, ragazzi! E spiega bene, secondo me. Io il dono dell'insegnare al prossimo non ce l'ho e quindi ammiro tantissimo chi ce l'ha. Perché a volte mi chiedono: ma mi insegni a lavorare a maglia? No, cioè io no, non ci riesco. Va bene, adesso andiamo a vedere insieme il libro. Ok, eccoci. Allora, dunque, cosa diciamo di questo libro? Questo libro è un libro di Nora Gogan. Nora Gogan è una designer di maglia americana molto molto importante, famosa, che ha lavorato per Berroco soprattutto e adesso lavora per Brooklyn Tweed, che se non lo conoscete vi consiglio di andare a guardare. Questo libro è stato fatto esattamente, vado a braccio oggi, non è che mi sia preparata tantissimo perché non ho avuto tempo. Aspettate che guardiamo quando è stato fatto. Allora, vediamo un po', nel 2016, quindi non è proprio nuovissimo ed è molto molto interessante perché? Perché praticamente non è soltanto una raccolta di punti, come potete vedere qua, o una raccolta di pattern, perché ci sono anche vari pattern inclusi, ma spiega, va bene, tutto come dire il come si fanno le trecce, proprio le cose basic, quindi qual è il filato migliore, trecce con il ferro ausiliario, quale ferro ausiliario utilizzare, non spiega come fare senza ferro ausiliario, cosa per esempio io faccio, non uso il ferro ausiliario, no, non spiega come fare, però ti insegna proprio come aggiustare al meglio, come fare al meglio le trecce, ma spiega anche non solo, diciamo, le varie tipologie di trecce, ma anche un sistema praticamente per inserire le trecce nel proprio lavoro a maglia. Questo sistema si chiama SSE, Stockinette Stitch Equivalent System. Quindi i cables, tutte le trecce che troviamo dentro il libro sono contrassegnate da questo numero SSE 7, ok? Che ci dice questa determinata treccia corrisponde a 7 punti di stockinette stitch, 7 punti a dritto. Quindi io so che nel mio lavoro, se vado a inserire questa, io occuperò lo stesso spazio di 7 punti a dritto. E quindi io in qualunque maglione voglia inserire questa determinata treccia, come tutte le altre che hanno questa definizione, tutte hanno questo numero indicato, so quanto spazio mi va a occupare e questa secondo me è veramente una chiave importantissima per la personalizzazione dei propri lavori. Quindi io prendo una qualsiasi maglia liscia e voglio inserire una treccia, complicata o semplice che sia, ma so esattamente quanti punti vado a sostituire con quel determinato motivo, sia per chi vuole utilizzare questo libro come uno strumento per i propri design poi da pubblicare. Quindi, come dire, come i libri
che amo io può essere usato a tanti livelli, può essere il libro perfetto per chi è un principiante e si approccia per la prima volta, quindi trova le basi spiegate molto molto bene. Per chi è una persona intermedia, come potrei essere io, che comunque non ha interesse a sviluppare i propri design per la pubblicazione, ma magari comincia a essere a un punto in cui si sente abbastanza sicuro da poter inserire degli elementi di personalizzazione in dei capi basic o in design altrui, oppure chi proprio vuole fare il proprio motivo e, come dire, utilizza questo strumento per creare dei nuovi design. Inoltre spiega anche come creare i propri motivi, cioè spiega proprio il principio che segue lei su come andare a intrecciare le maglie in modo da creare dei nuovi disegni, perché questo sono nuovi disegni, seguendo la propria traiettoria, il proprio percorso, inserendo delle variazioni, per cui cosa succede se invece, come dire, di fare tutto il mio percorso a dritto, inserisco delle parti di legaccio, cioè è veramente molto molto completo in questo senso. È organizzato secondo me in maniera molto razionale, molto facile da navigare, anche con, come dire, un qui abbiamo, per esempio, troviamo i progetti, sono sempre in fondo a un capitolo, quindi noi abbiamo, per esempio, quando andiamo sul basic abbiamo tre progetti basic, poi su un'altra l'altra sezione, per cui quelli un pochino più larghi, abbiamo altri progetti su diciamo questo tema, e così via. Quindi, come dire, c'è un ordine logico, no? Nel modo in cui sono organizzate tutte le cose dentro il libro, e per il mio modo di sfogliare i libri è molto semplice andare a pescare quello che mi serve. Ovviamente i pattern sono sempre, come dire, implicitamente o a volte anche esplicitamente degli inviti, come dire, alla personalizzazione. Quindi io ti do, no, qui un pullover top down con un pannello centrale, però è evidente che attraverso il sistema della sostituzione a punto dritto io qua in mezzo posso mettere poi quello che voglio, no? Quindi andare a personalizzare molto molto facilmente quello che trovo. Allora, il mio progetto preferito, ma non è un mistero che io abbia, come dire, un debole per quel genere di progetto, poi chissà se mai me lo metterei, se mai riuscirei a mettermelo, è la gonna. Vediamo se riesco a trovarla. Eccola qua, mi piace un sacco. Non è l'unica che ha fatto Nora Gogan di gonne a maglia con le trecce, ma mi piace tantissimo. Ne ho anche un'altra su Ravelry, poi vi lascio il link, e secondo me è una delle cose più belle del libro. Ci sono tanti progetti, cioè nel senso, c'è per esempio questo maglioncino, c'è un cardigan, ci sono cappelli, ci sono sciarpe, c'è questo cardigan qua, aspetta che lo ripiglio, un cardigan proprio molto classico, no? Il classico maglione a trecce, molto confortevole, molto pesante,
da mettere sopra i pantaloni. Poi ci sono le forme un pochino più estrose che sono tipiche di Nora Gogan. E io direi che nell'insieme è veramente, veramente un bellissimo libro. Un libro che se come me siete state morse, diciamo, come dire, dalla smania, avete la smania delle trecce, conviene avere, perché appunto è una raccolta di punti, è un manuale su come fare le trecce e anche è un qualcosa che ti permette di inserire poi, di capire il modo in cui le trecce sono fatte, sono pensate e di veramente capire il sistema che c'è dietro. Infatti, se non sbaglio, per esempio, Giusy, Knitting Cakes, Giuseppina Flamini, ha usato questo libro per il suo scialle del Retro Tejer Tres Parábolas, insomma quello, avete capito di cosa sto parlando, non riuscirò mai a dirlo. E ne ha tessuto le lodi proprio in quest'ottica, nel senso di un libro che ti permette veramente di andare, no, a personalizzare tutte le tue cose. E è molto interessante, un'altra cosa secondo me, per esempio. Questo sono tutte variazioni sullo stesso tema. Apparentemente sono cose simili, cioè scusate, sono cose diverse, ma è sempre lo stesso tema con variabili, come dire, cambiate a seconda del gusto, a seconda delle esigenze. Un'altra cosa che viene affrontata è il discorso, di come leggere i simboli, che è sempre molto molto interessante, ma quello che vi volevo dire, come i pattern modificano, diciamo, la vestibilità. Un pannello al centro, il modo in cui, come dire, mi stringo i punti in modo che magari mi si crea un punto alla vita particolare, il modo in cui appunto se inserisco un pannello nella manica poi questa cade in maniera diversa perché comunque fare la treccia aumenta il peso del tessuto, eccetera, eccetera. Qua è veramente tutto spiegato. Morale della favola, io questo libro lo raccomando assolutamente. Probabilmente, come dire, può essere agevolmente sostituito o comunque può essere un'integrazione con una teoria un pochino più solida di quello che è la raccolta di punti di Barbara Walker, quella, come dire, se uno ha la raccolta di punti di Barbara Walker e ha un pochino di smanicatura, cioè certe cose un pochino le ha già capite, eccetera, questo può essere tranquillamente un di più. Però appunto, se siete in mood trecce in questo momento, secondo me è veramente, veramente molto interessante come pubblicazione. Io casualmente sto vedendo che le trecce vanno un sacco quest'anno, come dicevano in Zoolander, probabilmente complice il film su Gucci che se non è già uscito sta per uscire, cioè quella, la foto, no, di Adam Driver che fa Gucci con il maglione a trecce, lì secondo me è proprio il trend impazza quest'inverno. Poi un'altra cosa molto molto carina è, ok, no, scusate, ho aperto a caso e una cosa molto interessante sono gli effetti dati da vari tipi di
filato, perché è chiaro che tutti vogliamo che le nostre trecce siano super, come dire, definite e super rotonde, super cicciose, buone, no, da mangiare. Non lo so, io, mi fa sempre venire fame questa cosa delle trecce, non ci riesco a fare niente. A me più che trecce mi sembrano sempre dei dolci, dei pani, delle cose così, proprio mi danno proprio gusto. Ma è interessante vedere anche come con altri filati posso ottenere dei risultati diversi, ma non per questo meno interessanti, ma che possono essere, come dire, applicati a dei capi diversi, ok? Quindi secondo me è veramente completo. E cosa vi volevo dire? Ah, l'ultimissima cosa, poi ovviamente me ne verranno in mente altre, come vi ho detto non mi sono preparata tantissimo, quindi dovete scusarmi, però il tempo è quello che è. Nora Gogan fa proprio dei veri e propri disegni. Ora, io devo dire la verità, Non riesco a farmeli proprio piacere tantissimo, ma questo perché non sono capace io di applicarli. Poi se vedete per esempio il maglione che lei ha fatto per quel famoso numero di Pom Pom Magazine che lei ha diretto, un numero di invernale di un po' di tempo fa, che chissà se ce l'ho qua. Aspetta, sì, aspetta un attimo, ce l'ho proprio qui. Che è quello del 2018, che questo è il maglione di copertina, è un pannello, come dire, disegnato ed è bellissimo. Cioè io non mi riesco a convincere con questi swatch perché non ho, come dire, la testa di proiettarlo su un progetto, perché sono limitata io, però veramente poi nell'applicazione è molto molto interessante e si possono fare dei veri e propri disegni. Cioè per esempio questo è un albero, questo c'è, cioè, questo discorso, no, che vai proprio a definire una silhouette con le trecce, che poi le trecce cosa sono alla fine? Sono un modo strano di fare un lavoro a coste. Poi c'è, aspetta, c'era proprio un disegno che ecco il fennec, no? Questo è il fennec, quindi si vede la volpe, no? Veramente puoi andare a creare dei veri e propri disegni, cioè come uno farebbe con col color work, no? Solo che invece vai a creare delle linee in rilievo che ti fanno poi il disegno. Quindi questo è quello che io ho da dire in sostanza su questo libro. Io chiuderei qua per questa volta. Sono qui, ciao, sono qua sopra, mi punto la camera in modo che si veda quello che sfogliamo insieme. Aspetta, però adesso, oddio, però vedrete tutto il casino se giro adesso. Ah, vediamo se sì, tutto il casino dietro le quinte. Aspetta, vediamo se riesco a tirare su le mie poppe, magari le lascio perdere. Aspetta, ecco, così ci salutiamo e mi vedete. E niente, quindi così si vede le cose. Adesso si vedono anche tanto le mie occhiaie del rientro, che non sono propriamente bellissime, ma ci sono. Fanno parte della vita, dell'esistenza, soprattutto della mia, ahimè. Quindi, questo è un libro che mi è piaciuto tantissimo, veramente. Io appunto ve lo raccomando se avete questa esigenza di trecce come ce l'ho io in questo momento, anche se ora dico tanto delle trecce, ma per esempio non ho mezzo progetto con le trecce in corso, ma devo iniziare a fare il campione per il maglione di Matteo, quindi mi ci metterò presto.
Niente, se avete, come dire, delle risorse sul discorso Trecce che avete voglia di condividere, io sono felicissima di saperle, di ascoltarle. Questo appunto è l'ultimo episodio di questa stagione, poi con l'autunno io comincio sempre una nuova stagione, come vi dicevo all'inizio. Mi piacerebbe, non lo so, se avete delle domande da farmi, possiamo fare magari un episodio di domande e risposte, se è una cosa che vi può interessare, magari una roba che lancio anche su Instagram. Appunto sono molto felice di ricevere i vostri suggerimenti o di rispondere alle vostre domande se ne avete, e niente, io adesso vi saluto perché devo andare a editare questo episodio, ve lo devo caricare, e spero veramente che stiate bene, spero che il lavoro a maglia vi stia supportando nella vostra creatività al massimo e al meglio delle vostre possibilità, e se non al massimo, diciamo, nelle possibilità del momento, che è sempre comunque una cosa ammirevole, stare nella possibilità del momento. E niente, io appunto a questo punto vi saluto davvero e ci vediamo la prossima volta. Un grande abbraccio, ciao! Thank you.